Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo alla seconda parte di questa seconda sessione qui a Roma all'Hotel Summit e siamo in compagnia di Gianfranco Spadaccia che non occorre presentare ulteriormente. Gianfranco, possiamo già cominciare a fare, ad abbozzare un consuntivo di questo congresso? Come ti è sembrato anche il tenore politico? Dunque, io devo dire che per ragioni personali e familiari non ho dato un grande contributo alla preparazione di questo congresso e non sono neanche in grado di capire e di sapere come può andare, può svilupparsi e andare a finire, perché un po' la mia mente, ma soprattutto sono purtroppo ho degli impegni che non piacevoli che da assolvere. Però detto questo, ho partecipato a quasi tutto il congresso e mi impressiona sempre questo miracolo che è rappresentato dal Partito Radicale Non Violento. Il miracolo è rappresentato da questi vecchi amici che fanno ormai parte della famiglia radicale stabilmente. Perché se uno viene una volta è un caso, se viene due volte già è qualcosa di più, e se poi gli appuntamenti si moltiplicano e vengono e tornano sempre, evidentemente questa è una famiglia, non è un incontro occasionale, e questo è il primo miracolo. La seconda cosa e che oggi c'è stata questa bellissima tavola rotonda che mi ha impressionato, seconda cosa che mi ha impressionato molto positivamente, di esponenti arabi, uomini e donne, egiziani, del Bahrain, ma anche poi si sono inseriti senegalesi, un catalano dal punto di vista portando il punto di vista europeo, uomini e donne, cosa molto molto importante. Alcuni di questi, come Ibrahim, hanno fatto anni di carcere e sono stati i nostri interlocutori, hanno visto nel Partito Radicale uno degli strumenti attraverso cui essere difesi nelle Nazioni Unite e negli organismi internazionali. E oggi sono venuti qui a interpretare un fenomeno importante come quello delle primavere arabe che si è verificato nei mesi scorsi e che è tuttora in atto, e banalmente potremmo dire hanno portato il punto di vista del bicchiere mezzo pieno rispetto a quello che per gli occidentali può essere considerato relativamente alle primavere arabe come un bicchiere mezzo vuoto, ma in realtà non è così. Ci hanno dimostrato che lì è in atto un processo come quello che s'aprì nel 1848 in tutta Europa e che poi è durato decenni, non è durato mesi o anni, e è durato decenni con alti e bassi, rivoluzioni e restaurazioni fino a quella restaurazione massima che furono i fascismi e i nazisti e i nazismi nella prima metà del secolo scorso, e quindi l'ho trovata un confronto molto vivo che dà molta speranza e che contemporaneamente dimostra che c'è una contraddizione. La contraddizione che viviamo, che è anche la debolezza del Partito Radicale transnazionale e traspartito, una debolezza importata dall'esterno, la contraddizione che viviamo è la contraddizione che la democrazia che è nata in Occidente e che qui ha avuto nei secoli scorsi la sua
capacità espansiva, il massimo della sua capacità espansiva, oggi sembra qui quasi chiudersi in se stessa, inaridirsi, rimanere fredda e insensibile. E quella capacità espansiva la invece troviamo altrove, la troviamo proprio nei posti dove quella libertà fino adesso era conculcata magari dagli stessi stati occidentali col colonialismo o dai despoti medio orientali, arabi, africani o asiatici. E lì questa manifestazione. E la contraddizione è questa, che noi vediamo crescere questa domanda di democrazia, di libertà, di diritti umani, di là, e qui invece manca la risposta, manca l'organizzazione della risposta democratica. E questo è il limite, quando ci dice ma noi, voi dove andate, come fate come partito radicale? E il limite è questo, ed è un limite che non è il limite nostro, è il limite delle democrazie reali nelle quali viviamo, dove non troviamo su questa interlocuzione, su questo tentativo di organizzazione transnazionale, su questa capacità di ascolto e di confronto, nessuna possibilità di appoggio da parte di un governo, da parte di un'organizzazione internazionale, da parte dei partiti politici e delle internazionali dei partiti politici tradizionali. Per esempio, io ricordo, per capire per che cosa intendo, io ricordo la battaglia per la fame nel mondo, contro la fame nel mondo, contro lo sterminio per fame nel mondo. Noi non solo riuscimmo a mobilitare alcuni stati, lo Stato italiano, sia pure in maniera insufficiente, inadeguata, ma si mobilitarono, e era il loro interesse mobilitarsi, le agenzie delle Nazioni Unite. Oggi noi su queste battaglie stentiamo a trovare una risposta analoga a quella che trovammo allora, che fu insufficiente anche allora, ma che comunque c'era e su cui potevamo organizzare la nostra azione, e non c'era il Partito Radicale Transnazionale. E allo stesso modo su alcune battaglie che abbiamo fatto, moratoria internazionale contro la pena di morte, tribunale penale internazionale, quella delle mutilazioni genitali femminili, su singole battaglie abbiamo trovato consenso e appoggio da parte di stati, di governi, di organizzazioni internazionali. Però quello che non si capisce è che la struttura dell'organizzazione transnazionale Partito Radicale Non Violento deve essere sostenuta. E quello che io trovo desolante è che un partito come il Partito Democratico, a cui non solo non costerebbe nulla, ma che trarrebbe da questo un valore aggiunto formidabile dal Partito Radicale Transnazionale, invece di impossessarsi di questa struttura, di sostenerla, di potenziarla, la ostacoli e la consideri quasi come un concorrente, fino al punto da espellerci dalla Unione Europea, dal Parlamento Europeo, con l'ultima legge elettorale europea fatta insieme a Berlusconi. Gianfranco, a questo punto, diciamo, in chiusura, dobbiamo sperare che questi abitanti del Nord Africa ci colonizzino tutti? No, non è questo il rischio. Il rischio non corriamo. Un augurio? No, ma neanche un augurio. Io credo che dobbiamo batterci perché per dare voce e assicurare interlocutori a quella parte del mondo, e dobbiamo batterci perché questa parte del mondo torni ad essere torni all'altezza delle proprie, di ciò che è stata nel passato, nei suoi momenti migliori.
Ringraziamo Gianfranco Spadaccia, gli auguriamo buon congresso e ringraziamo della sua gentilezza. Grazie.